riesco più a sentire quello che dice Eugenio. Bene, inizio il primo giorno in Nord Africa. 2 ore di sonno, 500 qualcosa chilometri già fatti. Oggi siamo in Libia, questa faccia. Ma ammazzo sto individuato. Sono le 7:15, siamo a Gabes, abbiamo dormito 2 ore e mezzo credo, però molto bene, sonno molto profondo. Adesso c'è chi briga con il MOG, il compressore dell'aria stava sfiatando un pochettino. Abbiamo fatto su un caffè, la colazione la stiamo preparando. Adesso pian piano facciamo tutto quello che dobbiamo fare in preparazione e poi ci spostiamo verso la Libia. Siamo nelle località di Gabes e ci dirigiamo verso la Libia. In questo momento siamo dietro l'Unimog di Eugenio, secondi della fila. Dobbiamo fare un po' di gasolio, oggi penso faremo il carico. Ieri alla fine abbiamo fatto quasi 500 km, quindi un po' di strada l'abbiamo fatta, abbiamo dormito 2 ore, ma siamo abbastanza freschi e carichi per oggi. Allora ragazzi, cosa ne pensate della prima notte? Bah, io ho dormito come un sasso. Tu Ale? Ho dormito da Dio. Con bene. L'aria condizionata. Sì. Bene, bene, bene. Siamo in direzione Ras Jadir, ci siamo fermati a fare di nuovo gasolio al KZJ 95 di Ferri e non sappiamo quanto ci voglia per il confine, però insomma dovremmo essere lì e da quello che abbiamo capito alla dogana, al confine, passeremo 2-3 ore, quindi ci aspettano 2-3 ore sotto al sole proprio caldo caldo, quello di mezzogiorno, e da lì dovremmo poi essere in Libia per poi iniziare a scendere già per le piste. Nel frattempo penso, spero di fare gasolio pienone di tutto, incluso le taniche, penso per tutti. Stanotte dovremo fare il primo vero bivacco. Allora, non posso registrare più di tanto, ma siamo qua in terra franca tra la Tunisia e la Libia, ci hanno appena requisito, sequestrato tutta la birra. Siamo parecchio incazzati, però d'altronde sapevamo poteva succedere e appunto è accaduto. Quindi, però dopo ve la racconto meglio perché non tutto è perso. I controlli e la dogana libica non sono altro che qualche ora di attesa, avere pazienza, evitare che si portino via tutte le birre che trovano, e bisogna anche ricordarsi che tutti i permessi e le scartoffie sono invece gestite dal team di Desartica. Siamo riusciti. Bene ragazzi e ragazze, siamo ufficialmente in Libia. Di quello che è appena successo, siamo in Libia, abbiamo appena passato il confine con la dogana, i controlli, passaporti, libretti, stampi, timbri,
firme, controfirme, lattine di insalatissime e quant'altro, e ci hanno sequestrato, requisito le due casse di birra che avevamo furbescamente lasciato in bellissima vista lì. Allora, io al primo controllore ero riuscito a convincerlo in maniera molto suave che fosse lemonade, che fosse una lemon soda. Poi mi sono distratto, sono arrivato a portare le targhe e quant'altro, e faccio tutti i cosi con i mitra, molto bene. E si sono portati via tutto, ridendo, proprio felici. E quindi poi ci hanno chiesto, ma il whisky, questo, quell'altro ce l'avete? No. E niente, il whisky ce l'abbiamo invece. Stiamo andando in direzione Tripoli per fare rifornimento di tutto: taniche, serbatoi, bottigliette, vesciche. E questa è la moschia che di Zuara. Di Zuara, che non è cambiata negli ultimi 20 anni, ci dice Eugenio, l'ultima volta che lui venne in Libia 15 anni fa, non è cambiato un granché. Occhio dietro, Fede, c'è un coglione con poi. Abbiamo già messo su la targa che ci hanno consegnato alla dogana, quindi siamo ufficialmente una macchina libica in questo momento e stiamo a fare in poche parole le schede SIM. Ma che mezzo! Ben arrivati a essere in 4 su queste corsie. Alberto, tra un po' iniziate a fare le scintille. Ma io adesso inizio a giocare con le regole loro, non ti pensare. Se hai le carte potete fare una briscola in 4. Partite le negoziazioni per... che la benzina al miglior prezzo, e qui è dove faremo benzina, ragazzi. Siamo a circa 70 km da Tripoli e stavamo cercando dove fare gasolio, comunque sia. In Libia non c'è il gasolio, non è vero, c'è il gasolio, ma è talmente economico che non lo vendono, quindi neanche, c'è solo mercato nero. E questo qui è tutta benzina, la maggior parte delle macchine vanno a benzina e il gasolio non lo vendono praticamente, quindi ce n'è un pochettino qui che ora sta andando dentro al MOG nei serbatoi supplementari. E da quello che ho capito finora, stasera potremmo finire a dormire a Tripoli in un albergo, perché ci sono le macchine lì e non c'è un ristorante, quindi questo potrebbe essere una super esperienza unica. Detto ciò, dobbiamo comunque fare gasolio. Insomma, fermi a bordo strada per poter fare il pienone di gasolio a tutte le macchine nel convoglio, incluse le taniche, si è fermata una persona che ha pagato per il gasolio di tutti quanti, almeno tutto quello che c'era in quel punto lì. Siccome non ce n'era poi abbastanza, ci ha invitato nella sua rimessa camion, dove ha tolto il gasolio da alcuni dei suoi camion per darlo a noi.
Questo per dire che oltre all'accoglienza del bere, del mangiare che ci ha fatto trovare lì, uno sconosciuto ci ha accolto nel suo paese in questo modo. La nostra prima giornata in Libia, che è stata un delirio totale, perché abbiamo fatto una strada dove in due corsie eravamo in quattro, una accanto all'altra, con gente che sorpassava, camion che venivano in contromano. Ci siamo dovuti scansare un paio di volte. Vi garantisco che all'inizio era un po' spaventoso, poi è diventato divertente. Poi siamo finiti a fare mille altre faccende, fermarsi per il gasolio, certo il gasolio non trovi il gasolio perché vendono solo la benzina. Adesso siamo in questa officina di camion, noi abbiamo fatto gasolio 300 metri indietro, panico e tutto il resto, e da qua ci spostiamo verso Tripoli, dove abbiamo prenotato un albergo, non vi so dire quale, e da lì dovremmo finire la nostra giornata e poi iniziare la successiva. Abbiamo raggiunto il gruppo, siamo tutti adunati e ci dirigeremo verso Tripoli a breve. Quello che sta è Giada. Faccio il sorriso! Vanno anche grattando cosa vuoi. Pronto, infine. Guarda questo contromano! Con serbatoi pieni abbiamo fatto gli ultimi chilometri per entrare in città di notte. Questa era la Great Coastal Road, quindi la litoranea libica di Tripoli, dove ci siamo divertiti come dei matti, specialmente chi come me, avendo vissuto tanti anni a Roma, abituato al traffico di Roma, si sentiva molto a casa. Entrando in Tripoli. Eccoci a una delle forse piazze più importanti di Tripoli. Cazzo, polizia. Albi senza assicurazione. Ma ce ne frega un cazzo. Abbiamo raggiunto l'albergo, cenato e ci siamo infilati subito a dormire.